di leggerezza abbiamo bisogno come l'aria che respiriamo. Zuccarello, creatività, impegno, giochi, colori. Una visione verso il futuro. È pronto a vivere a colori. Dichiaro Zuccarello, paese dell'amore, dell'arte e del sorriso. Ragazzi, questa è Zuccarello. Insomma, una città pronta ad ospitare arte, divertimento, ma soprattutto questa sera un grande comico in scena. Protagonista della serata, Beppe Braida. Allora, stiamo ritornando alla normalità, però se ci pensate bene, i segnali di quelli che poi sarebbero stati 2 anni devastanti già c'erano nell'aria, no? Torniamo indietro di 2 anni, andiamo al 2020. Come è iniziato il 2020? Ve lo ricordate? Con l'oroscopo di Paolo Fox. E cosa diceva? Favoriti i viaggi. Non riuscivamo a uscire neanche sul pianerottolo, è vero? 2021, Festival di Sanremo, il primo festival con l'Ariston vuoto. Ve lo ricordate? Arriva quel cantante, si è messo a cantare, 2021, Gali si chiamava. Bella atmosfera, lockdown. Cioè... E questo è Beppe Braida. Ma in realtà, Beppe Braida, a parte diciamo il grande comico che tutti quanti conosciamo, la gavetta parla di quello che tu hai fatto, ma in realtà, chi è Beppe Braida? No, perché aveva già detto tutto lui... Cioè pareva brutto che io aggiungessi qualcosa, ma non lo so, cioè, lo dirà il pubblico, eventualmente un comico a cui piace tanto presentare e fare da spalla ad altri comici. Risolviamola così, dai. Senti, ma la cosa importante, ti diverti ancora andare sul palco? Mi diverto soprattutto ad andare sul palco, perché come dico sempre i veri datori di lavoro sono loro, no? Sono gli spettatori, quelli che abbiamo di fronte, per cui la televisione, tutto quello che vuoi, ok, però come diceva il grande Edoardo, gli esami non finiscono mai e lì su quel palco devi farli ridere, cioè quello è. Allora andiamo sul palco e ci guardiamo un po' di Beppe Braida. Barbara D'Urso, io vi dico solo che lo scorso Natale la D'Urso non ha fatto l'albero per non far cadere le palle neanche a lui. Io quando col cuore, con un fulmine, uno... Quello sarebbe iniziare l'anno alla grande, vero o no? Cioè, mamma mia. Quando arriva? Maschio o femmina? Come la chiamiamo? Emma. L'hai detto che non è figlia mia, sì. Gira, lo spettacolo è mio, saprò come la devo tenere sta roba. Ma noi siamo a scherzi a parte stasera, cioè non vedo mai. Ma io dei fenomeni così. Da lì già iniziamo a fare. Poi non ce l'ha fatto, è così! Lo vedi che la scritta è qui? Se lo gira è così, che cacchio leggi? Ma come nascono le tue battute? Cioè oggi, cos'è che ti fa ridere a te? Guarda, oggi mi fa ridere quello che faceva ridere negli anni 50, negli anni 40, cioè il quotidiano. I comici di che cosa parlano? Poi sono rapporto di coppia, l'amore, il sesso, le vacanze, i ricchi, i poveri, i belli, i brutti. Cioè gira e rigira, come si dice nella proporzione, inverti i fattori ma il prodotto non cambia. Questo è altro, signori, sul palco di Zuccarello Ridens, con lui. Beppe Braida. Questo libro, 97 modi per far ridere un bambino. Allora, compratevi un bel CD di musica rap e fate esibire la nonna in una improvvisata e irripetibile break dance alla nonna. Il cavallo a due teste, schiena contro schiena, mamma e papà si chinano leggermente in avanti. Una coperta sulle spalle ed ecco l'effetto speciale. Da un unico torso sbucano 2 teste. Aspetta, hanno scritto in piccolo. Capita di frequente che in questa posizione sorga ai 2 genitori l'istinto di nitrire o ragliare. Gioia, divertimento, sorrisi, applausi, energia. Grazie. Beppe Braida, Zuccarello.